Andrea, oggi quadernino rosso, che significa classifica, il momento dell'anno che tutti noi aspettavamo. Oggi parleremo delle 10 scarpe migliori per correre i lenti e di conseguenza le famosissime A3. Secondo te quali sono i criteri di scelta di queste tipologie di scarpe? Ciao a tutti, abbiamo guardato quelle che abbiamo utilizzato e non ci siamo fatti condizionare il prezzo di listino. La scelta è stata fatta in questa maniera: abbiamo pensato di avere 3-4 scarpe da lento di quella marca e in un determinato giorno di un lento vero, quindi quello dove sei un po' più stanchino, dove devi recuperare, quale avresti scelto tra le 3-4. Sicuramente, Andrea, noi possiamo testare, cambiare tutte le scarpe che vogliamo, ma ci rendiamo conto che questa non è la condizione normale. Molti ci chiedono che scarpe utilizzare. Questa classifica è proprio utilizzata per scegliere al meglio. Poi è chiaro che ogni marchio ha delle caratteristiche particolari, quindi ovviamente vi consigliamo di restare sul marchio che preferite. Sai che anche su questa cosa non è che sia così tanto d'accordo, nel senso, guarda la stessa Triumph che abbiamo provato fino all'anno scorso, era un'altra scarpa, adesso è assolutamente cambiata, ma se pensi anche alla Ride 15 rispetto alla Triumph 20 non c'entrano niente. Quindi ai tempi sì, dicevi no, mi trovo bene con Brooks, continuo a prendere Brooks, non mi trovo bene con Nike, e poi vedi, guarda Nike negli ultimi anni quanto è cambiata o quanto comunque Brooks è rimasta sulle sue. Non lo so, io guarderei invece la nostra classifica proprio per capire se è cambiato qualcosa e come. Sì, Andrea, io vorrei solamente dire che comunque Ben O'Neill insegnava: mantenete la scarpa che vi è piaciuta. Poi è chiaro che noi non siamo sponsorizzati, siamo recensori indipendenti, quindi chiaramente noi diciamo quello che riteniamo opportuno, e alcune di queste scarpe ci sono state fornite dalle aziende, altre invece ce le siamo comprate noi, quindi chiaramente questa è la nostra opinione. Sì, ed è quello che spingevo dall'inizio, da quando è stato creato il canale, quindi sì, sono più che d'accordo. Sì, diciamo che l'inizio è stato un po' difficile, comunque torniamo a bomba alla classifica. Al decimo posto abbiamo messo le New Balance 1080 V12, chiaramente noi abbiamo testato le 11, le 12 non le abbiamo testate, però non è cambiato molto. Cosa ne pensi di questa scarpa? Intanto l'abbiamo messa perché è vero che conta la mia opinione, conta la tua opinione, per dire, a me non era piaciuta chissà quanto, ma per colpa della Tomaia, la verità però che aveva comunque il Fresh Foam X che aveva era tanta roba, quindi a molti è piaciuta come scarpa, ci siamo sentiti di inserirla lo stesso perché è comunque ha avuto un'evoluzione negli anni con l'intersuola soprattutto, e qua avevano fatto un'intersuola clamorosa, un po' migliorata anche la tomaia, quindi possiamo metterla dentro in classifica. Chiaramente vi consigliamo di guardare tutta la recensione completa nel caso in cui una particolare scarpa vi interessi. Invece al nono posto abbiamo messo, in casa Decathlon, nuovo ingresso in casa Keep Run, la famosa scarpa morbidosa, della quale abbiamo sicuramente un'ottima opinione. La KD 900, devo dire, è stata una bella sorpresa. Hanno fatto una scarpa morbida e comunque ottima per fare le corse lente. Devo dire anche per qualche corsa un po' più svelta va benissimo. Devo dire che sono stato molto contento di questa uscita di scarpa, perché quelle che c'erano prima erano un po' più durette, poco reattive, non mi facevano impazzire. Questa è una scarpa da corsa. Invece, Andrea, all'ottavo posto abbiamo messo in casa Hoka, che tra virgolette sembra che non abbia grandissime novità, o comunque non abbia portato grandissime novità nel 2022. La nuova versione uscirà come al solito a giugno, ma in questo caso del 2023. Stiamo parlando delle Hoka Clifton 8. Hanno dormito un po' quest'anno, non l'hanno fatto uscire la Clifton, cioè la Clifton 9 doveva uscire nel 2022 e nel 2023 la 10, giusto? Hanno saltato, sì, un anno. Sì, hanno saltato un anno, però sai che scarpa che vince non si cambia. Hanno fatto delle colorazioni nuove, quindi la schiuma
è nuova, quella dell'intersuola, quindi cioè, va bene. Secondo me non è neanche una scelta così sbagliata. Forse qua a livello marketing devi parlarci te, magari qualcuno non la compra perché dice scarpa vecchia, però è stata una scarpa, quale che scarpa che vince non si cambia, io l'avrei ripresa per dire, se non avessimo messo il veto di ricomprare le stesse scarpe l'avrei ripresa per fare i lenti. Invece Andrea, al settimo posto, grande innovazione in casa Topo, stiamo parlando delle Topo Spectre che fondamentalmente sono pensate per correre dei medi, ma in realtà si prestano davvero bene per le corse lunghe, lente di tutti i giorni. Cosa ne pensi? Non hanno un drop così basso, da cioè il drop zero che potrebbe dar fastidio, hanno un 5 di drop. Guardo Max perché non ero sicurissimo. Le abbiamo preso, scarpa che hanno fatto per fare i medi, però in effetti tanta schiuma, tanto sostegno, a me piacciono per farci le corse lente, anche con le rigeneranti ho trovato gran beneficio e mi sono piaciute anche per le corse svelte ovviamente. Invece Andrea, grandissimo miglioramento rispetto all'anno scorso, non mi ricordo in che posizione l'avessimo messa, però stiamo parlando in casa Mizuno, sesto posto, delle Wave Rider 26 che sono molto più morbide e comunque consentono a tutti di correre corse lente. Hanno cambiato praticamente la mescola, molto più morbida, hanno aperto il mercato un po' a tutti, credo che si siano, possono essersi tagliati invece gli affezionati che vogliono la scarpa dura, però è una, ormai è un mondo che si, quello del running che si sta spostando sulle scarpe morbide, quindi anche loro si sono adeguati, secondo me, facendo felici tante persone e rendendone infelici, tristi e pochi. Invece Andrea, al quinto posto, una scarpa col plate, ma serve solo per dare stabilità. Stiamo parlando delle Puma Deviate Nitro 2. Le abbiamo messe al quinto posto perché comunque consentono di correre davvero i lenti. Abbiamo corso l'altro giorno a Milano a 7 al chilometro. Cosa ne pensi di questa scarpa e perché l'abbiamo inserita a questa posizione? Madonna, 7 al chilometro, freddo della malora. No, 7 al chilometro in effetti non erano proprio il top. È una scarpa molto molto ammortizzata, poi ha la mescola che a noi piace un casino, cioè a me, almeno a me piace un casino il nitro, che rende praticamente qualsiasi scarpa un po' come le Vapor, per dire, è buona anche per farci lenti. In questo caso abbiamo un prezzo abbastanza accessibile, non costano una fucilata. Devo dire che per farci lenti van benissimo, mi piacciono un sacco, soprattutto quando sono stanco e quando invece ho voglia di tiracchiare me le metto su. Sì, ma mi sembra di ricordare che tu abbia pure vinto una 30 km correndo i primi 10 km e 13 al chilometro, però penso che questa scarpa possa anche davvero andare bene a chi corre a 5-5.30. È vero, ho fatto 7-8 km a 3.10 e dopo la seconda parte sui 3.20-3.25 direi molto bene. Finito con le gambe buone, che è importante, però anche noi l'abbiamo testate a ritmi bassissimi e devo dire che si sono comportate bene. Ci siamo congelati. Invece al quarto posto stiamo parlando in casa Brooks, grandissima novità, non l'avrei messa l'anno scorso e condivido con te l'opinione, Brooks Glycerin 20 che hanno davvero cambiato la mescola e che ora sono davvero piacevoli. Prima infatti avevo detto che erano rimasti un po' sulle loro, invece hanno cambiato la mescola, non hanno stravolto chissà quanto, però hanno messo una mescola con le soffiate, tanta roba, e devo dire che meritano perché sono straprotettive ma comunque dinamiche, quindi bravi. Invece Andrea, al terzo posto, casa ASICS, stiamo parlando e se siamo stati i primi a testarle, mi ricordo ancora con a Garbagnate, abbiamo fatto l'unboxing, le Nimbus 24 che anche loro hanno una mescola molto più morbida. Cosa ne pensi di questa scarpa e a chi le consiglieresti? Quelle azzurre, belle, bel colore, strano che non me l'avevi presa nera, no, forse l'avevi presa nera per te, com'è che era? Non mi ricordo, quanto tempo è passato? No, l'ho usata molto volentieri, quelle volte che ti vuoi salvare le gambe è una scarpa top. E anche in questo caso con la nuova mescola le hanno rese molto più reattive e sono comunque una scarpa molto stabile. Se ti ricordi c'è dentro un pezzettino di plastica che,
che le rende molto stabili nella zona del mesopiede. Invece Andrea al secondo posto, una sorpresa, perché l'anno scorso mettemmo le Invincible, quest'anno in casa Nike mettiamo le Infinity Run 3, che si sono dimostrate molto migliorate rispetto appunto all'anno scorso. Mi sono un po' ricreduto nel periodo, soprattutto quando mi sono ammazzato di chilometri su a Bormio, sì, periodo di agosto. Ho fatto la prima parte tutta con le Invincible, bene, benissimo, gambe stanche, ma con le Invincible, poi un po' di fastidietto all'Upsos, ho incominciato ad usare le Infinity 3, devo dire che mi passava, cioè, usavo le Infinity 3 mi passava, usavo le Invincible mi tornava. In generale è una scarpa un po' più secca, ma molto più stabile, quindi andrebbe bene per i pronatori, senza che si senta alcun cuneo nella zona del tallone, e soprattutto il prezzo secondo me è molto, anzi non secondo me, il prezzo è molto più basso rispetto alla Invincible. Non l'abbiamo messa nella top qualità prezzo, perché ce n'è un'altra secondo me. Però devo dire che tra prezzo, stabilità, reattività e protezione la sto preferendo adesso alla Invincible. Invece Andrea, al primo posto, poi è chiaro che è questione anche di opinione del fatto se si cerca una scarpa morbida oppure no, però ormai tutti i podisti amatori preferiscono la morbidezza invece a una scarpa più secca, abbiamo messo le Saucony o Saucony Triumph 20, le quali di fatto sono sicuramente state il miglioramento di quest'anno e hanno una mescola, come dici tu, clamorosa. Sì, te l'ho detto, io Saucony non lo dico, non riesco neanche. Vincono il premio Best Evoluzione 2022, hanno fatto una scarpa super, stramortizzata, molto reattiva, direi quasi la scarpa perfetta. Poi io sono convinto che se te le faccio usare in pista nei prossimi giorni, cosa che succederà però non so quando, correresti a 3,15 al chilometro. Potremmo fare una scommessa, solo per 5 chilometri però. No, dai, 5 chilometri ce la potrei fare. 5 chilometri ce la farai di sicuro. Va bene, grazie Andrea. Se vi è piaciuta questa classifica, mettiamo qua sotto tutti i link per l'acquisto, soprattutto in questo periodo di Black Friday. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima, stay strong, keep running, offritegli un coffee perché comunque nei prossimi giorni compreremo ulteriori scarpe. I caffè sono sempre ben accetti, ma anche se ci beccate le gare un'ora prima della gara, uno lo possiamo bere insieme, offerto da voi. A Ravenna comunque ci hanno salutato in tantissimi, comunque. Sì, è bello l'affetto, ma soprattutto, ripeto, era un progetto che mi faceva un po' ridere, mi sembrava una perdita di tempo. In effetti adesso per noi, anzi soprattutto per te che monti tutto, è una gran perdita di tempo, perché di tempo ce ne metti tanto, però stiamo facendo, sembra, da come dite voi, un'ottima informazione, quindi sono contento. Stiamo diventando utili. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao.